Ogni parola di Dio è come un frammento d'ostia santa, contiene tutto Gesù. Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, scriveva così il 7 gennaio 1950, commentando un passo del Vangelo di Matteo. In una frase già si intravedeva il carisma dell'unità e della fraternità universale che la giovane donna trentina stava offrendo alla Chiesa. A quasi 10 anni dalla sua morte, avvenuta il 14 marzo 2008, il Centro Chiara Lubich e Città Nuova Editrice hanno programmato la pubblicazione di un corpus di opere, 14 volumi, suddivisi in 3 blocchi, la persona, la via spirituale, l'opera di Chiara Lubich e il mondo contemporaneo. Nella sede della Federazione Nazionale della Stampa è stato presentato il primo volume, Parole di Vita, curato da Fabio Ciardi, ordinario di teologia spirituale al Claretianum. È più che un commento al Vangelo, afferma nell'introduzione al libro, un'intuizione, uno sprazzo di luce, un sussulto di gioia, un deciso impulso a metterlo in pratica, a viverlo. Si capisce che o la nostra vita è informata dalla parola di Dio, che dà il succo, il senso, no? La scrittura dice gustate la parola di Dio, cioè c'ha un sapore la parola di Dio, c'ha una vita. E se uno non si nutre di questo, di cosa si nutre? Qualsiasi parola di vita lei commenta, alla fine portano tutti all'unità, perché questo era il suo carisma. Cioè lei aveva capito che al cuore del Vangelo c'è questo desiderio che Gesù ha espresso alla fine della vita, che tutti siano una cosa sola. Come arrivare a essere una cosa sola? E lei lo dice chiaramente, per essere una cosa sola occorre vivere il comandamento nuovo dell'amore reciproco. Non basta neanche che io ami te, bisogna che anche tu ami me. Se c'è l'amore reciproco si crea la fraternità, si crea l'unità. Ma come vivere l'amore? Tutte le parole del Vangelo sono una spiegazione di come vivere l'amore. Il primo volume si configura come un genere letterario creato dalla stessa Chiara. Appunti scritti su foglietti con un carattere immediato, incisivo e diretto allo stesso tempo. Una parola di vita diventata un efficace strumento di evangelizzazione, utile anche oggi in un contesto più globalizzato e con un pontefice come Francesco che ricorre proprio ad uno stile semplice per introdurci nella verità. Piero Coda è preside dell'Istituto Universitario Sofia di Loppiano. Rileggere le parole di vita è un modo di rimettersi in contatto con la parola di vita, che è la parola del Vangelo, e cioè rifare un po' l'esperienza che ha fatto Chiara e che ha confidato a tanti, ha condiviso con tanti, mettersi in ascolto della parola di Dio per cogliere quella sorgente viva di acqua fresca, limpida, che disseta profondamente ciò che il nostro desiderio, che ci dà anche la freschezza di testimoniare la bellezza e la gioia del Vangelo nella nostra vita. Sono parole di vita dunque attualissime, proprio nel momento in cui Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, ci invita a entrare in una nuova tappa della evangelizzazione della Chiesa, che vuol dire un ascolto radicale, semplice, gioioso del Vangelo per testimoniarlo e per comunicarlo. Impossibile non leggere una sintonia profonda tra Papa Francesco e la focolarina che scelse di andare verso tutti, di prediligere i più poveri, gli ultimi in cui riconosceva sempre il volto di colui al quale aveva donato la sua vita. Ciò che resta e resterà sempre, scriveva Chiara Lubich, è il Vangelo che non subisce l'usura del tempo. Tutto Vangelo e poiché Vangelo non morirà.